Ecco, siamo qui in diretta, un attimo parliamo con il consigliere, due consiglieri comunali nuovi, una valutazione di questa prima seduta, consigliere Vaccarella. Stiamo venendo di fare l'altra commissione, la commissione elettorale, dopo aver eletto i tre presidenti comunali, che sono Giovanni Civiltà, come avete visto, con 15 voti, la Girino con 15 voti e la Bruccoleri con 8 voti. Ora stiamo valutando per fare la commissione elettorale. Ecco, lei all'inizio aveva creato un problema, insomma, sull'interpretazione del numero della maggioranza, che poi è stata ribadita. Qual era la sua tesi? La mia tesi è che c'erano bisogno di 16 voti. Ora il segretario mi diceva che la legge del 92 abroga il regolamento comunale. Quindi faccio fede a quello che ha detto il segretario generale. Siamo qui con Gramaglia, un attimo in diretta, una battuta velocemente, impressione della prima seduta elettorale, ritorna, insomma, si ritorna, qualche amarezza però. L'amarezza uno deve, in politica bisogna solo accettare quelli che sono gli schemi, quelli che sono ciò che sono le decisioni verticistiche, poi col tempo uno si fa anche, le metabolizza. L'amarezza è perché si diceva che, insomma, anche lei concorreva alla nomina di Presidente del Consiglio. In politica funziona, ci stanno anche queste. La democrazia è questa. Democrazia funziona, diciamo che non democrazia non sempre funziona così, però ci, no, sta. Ci sarà ci modo sta. E tempo, i tempi della politica. Ce l'auguriamo, almeno dico, ce l'auguriamo tutti che questo sia un consiglio. Questo non comporterà decisioni drastiche per lei? In politica tutto va meditato col tempo e con le giuste riflessioni. Grazie consigliere Gramaglia. C'è ora, passiamo al scusate ma siamo in diretta, per cui velocemente una battuta, le rappresenta l'opposizione. Da qualche giorno fa è stato assessore all'ecologia, che brillantemente ha svolto con le grandi difficoltà del territorio agrigentino. Ora sentirsi dall'altra parte, che effetto fa? Ma è sono le regole della politica, diciamo. La città di Agrigento ha espresso un certo consenso, lo ha fatto secondo delle valutazioni e dei giudizi che magari potevano essere più approfonditi e che il tempo poi, è sempre galantuomo, ci darà, meno male, maggiori ragioni nella comprensione delle persone. Io credo nella continuità amministrativa. Quello che io ho fatto, quello che ha fatto il sindaco Firetto, è un diciamo un impegno, un lavoro per la città di Agrigento e deve continuare in questa linea e con questa finalità, cioè non c'è bisogno di caratterizzare, diciamo, l'azione amministrativa in termini diciamo, settari, particolari, di isolamento. La continuità amministrativa, noi siamo disposti anche a collaborare. Bene, grazie. Un attimo, prima che sta iniziando la seduta, il neoconsigliere Carmelo Cantone, un po' emozionato, l'abbiamo visto, ha partecipato anche come scrutatore a questa elezione che ha visto l'amplenne dei voti della maggioranza verso il professore Civiltà. Una maggioranza compatta, il buongiorno si vede dal mattino, è una maggioranza che sicuramente riporta in aula Sollano la politica totale. Grande emozione oggi, perché nonostante abbia ricoperto diversi ruoli amministrativi, entrare in aula Sollano nella tua città è sempre un'emozione da non poco. Sicuramente io dico che sono terminate le campagne elettorali, sono finite tutte le diatribe, non ci dovrebbero essere neanche più in quest'aula diatribe, perché la città ha bisogno di un aiuto assoluto da tutti. È ora di collaborare tutti insieme per il bene comune, tutto qua. Speriamo di essere all'altezza del mandato che ci hanno dato la gente.